chiudi gli occhi ed immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza. Ah, se vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora, penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo, in mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Ma il finale è di certo più teatrale. Così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino poi il sipario, ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tempo e il testamento, nel mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Cadrà.